È stata una cosa terribile. Comunque, ragazzi, siamo tornati su Frostpunk. Per chi non sapesse cosa sia, è praticamente un gioco super super figo dove dobbiamo gestire la nostra popolazione, la nostra mini città in mezzo al gelo. Ci sono meno 20, meno 40 gradi, dipende. E se non diamo, non soddisfiamo in maniera normale, cioè se non diamo loro il caldo, le fornaci, abbastanza cibo, eccetera eccetera eccetera, questi rischiano di morire. Noi siamo partiti praticamente l'altra volta con questa cosa qua in mezzo, che dovrebbe essere il generatore. Quindi quando è acceso scalda i nostri cittadini, o comunque la nostra piccola, come dire, comunità, che per ora è piccola. L'altra volta abbiamo messo questa officina, che dalla quale si possono sbloccare i progetti. Abbiamo messo la cucina, che al momento non funziona perché fa troppo freddo. Abbiamo anche il ritrovo dei cacciatori, che sono quelli che vanno di notte a cacciare, ci procurano il cibo che poi viene cucinato e preparato in cucina. Queste sono tutte le tende per le persone. Inoltre abbiamo un accampamento medico. Qua intorno invece abbiamo delle zone in cui i nostri abitanti, o sopravvissuti o quello che è, insomma, vanno a prendere delle risorse. In una zona c'è magari del carbone, in un'altra del legno e così via. In alto, tra l'altro, potete vedere i giorni che scorrono. Siamo al giorno 4, no? Fra poco arriva il giorno 5 e il giorno 6 ci sarà la temperatura più alta, quindi dal 40 gradi salirà, si normalizzerà più o meno. Io ho fatto sport per 2 ore, ho dimenticato l'acqua a casa, poi ho finito alle 2 la scuola e in più non ho mangiato per 30 minuti. Come sto, Giusy? Boh, non lo so neanch'io. Ciao, Giordano. Siberia, tipo, una cosa del genere. Sì, 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 perché è arrivato... C'è stata tutta la... Insomma, se volete vedervi il video che è già uscito su YouTube, con lo scrivetevo YouTube, potete andare a vedervi la prima parte di questo gioco, dove si parte da zero, spiego bene tutto quanto. Queste sono le diverse zone, vedete? Il problema è che c'è troppo freddo adesso, e quindi... Non lo so, ci sono dei malati, ci sono delle persone malate, la nostra ricerca, dobbiamo sbloccare la radiovedetta che ci servirà ad inviare i ricognitori per esplorare le lande desolate alla ricerca di cibo e superstiti e di condurre alla nostra città. Quindi tramite questo noi troveremo altre persone da portare appunto alla nostra città e quindi sarà figo perché così ci espandiamo. Sotto, in basso a sinistra, abbiamo gli obiettivi. Dobbiamo appunto costruire la radiovedetta, che però appunto la sta ancora ricercando. E poi dobbiamo soccorrere i sopravvissuti della spedizione persa, che sono 20 persone, e lo si farà tramite la radiovedetta, appunto. In alto abbiamo carbone, legna, acciaio. Sono risorse che sono utili appunto per costruire altre cose oppure alimentare il generatore per procurare, per creare il caldo appunto. Quindi io come dovrei procedere adesso? Oltre al fatto che dobbiamo appunto aspettare che si completa la ricerca, c'è qualcos'altro che posso costruire? Qui abbiamo le tende che al momento non ci servono, l'accampamento medico, cucina, ritrovo dei cacciatori, il punto di raccolta. Le persone impegnate a lavorare qui raccolgono risorse da mucchi di carbone, casse di legno e rottami d'acciaio. Ah, e credo che sia una specie di... magazzino. Aumenta la capacità di immagazzinamento di una data risorsa. Curate i malati gravi. Sì, l'altra volta ci siamo fermati, raga, che praticamente dovevamo decidere una cosa molto importante. Dobbiamo decidere il codice per quanto riguarda la salute delle persone. Nel senso, sui commenti, su YouTube, nei commenti, mi hanno spiegato che queste due scelte sono delle scelte molto, come dire, in teoria non influisce in nessuna maniera nel gioco, è una scelta che facciamo noi e basta. Cure radicali e tutela della vita. Cure radicali, se una persona è malata, amputano il braccio o la gamba, quello che è, e basta. E la persona guarisce, però è mutilata. Tutela della vita, la persona rimane malata per sempre
ma non muore, nel senso rimane malata per il resto della vita. Ma appunto non muore. Io non so di preciso cosa scegliere, ma secondo me sarebbe meglio. Cioè, è una scelta difficile ora che ci penso, ma è solo un gioco, quindi io sceglierei cure radicali, che cioè possono amputare cose, le parti del corpo che appunto devono essere tolte. I malati gravi saranno curati negli accampamenti medici, la speranza aumenterà lievemente, il 30% dei malati gravi curati presso gli accampamenti medici subirà un'amputazione, il malcontento aumenterà lievemente. Tutela della vita, invece, i malati gravi saranno tenuti in vita senza cure negli accampamenti medici. La speranza aumenterà lievemente. Leggiamo le cose negative. Il malcontento aumenterà lievemente. I malati gravi non saranno curati e continueranno a costituire un peso. I malati gravi occuperanno posti letto negli accampamenti medici. No, cure radicali, ragazzi. Mi dispiace, questa è la scelta. Aumentata la speranza, ma anche il malcontento. Spero soltanto che non mi taglino la gamba se mi ammalo. Quantomeno salveremo delle vite. Mi dispiace tanto. I'm sorry. I am very sorry. Sentite, qual è il problema qua innanzitutto? Qua c'era. C'è qualcosa qua. Molteplici problemi. Questo accampamento medico fa troppo freddo per curare le persone. Servono almeno un lavoratore. Ma scusa, dove sono andati? Campamento medico non è adiacente alla strada. Ah, sì, questo è un altro che ho costruito. Aggiungiamo i medici. Tre medici in più. Pazienti. Ok. Giù. Inoltre mi hanno detto di utilizzare tutti questi specialisti. Ci sono gli specialisti, ci sono i lavoratori normali e poi ci sono gli specialisti. Che a quanto pare, mi sembra, mi hanno detto nei commenti che non cambia niente, però se ci sono di utilizzarli. Cosa posso costruire ancora? Vediamo, stavamo guardando prima il magazzino. 40 legna, 20 acciaio. Noi abbiamo un po' di legno e abbiamo un bel po' di acciaio. Però il punto di raccolta non l'ho capito. Le persone impegnate a lavorare qui raccolgono risorse da mucchi di carbone, casse di legno e rottami d'acciaio. E quindi? Le cure radicali sembra meglio a livello di efficienza, infatti. Mi piace questo gioco. Domani ho l'esame scritto di economia, oggi ho fatto quello di italiano. In bocca al lupo a Giordano. Questo gioco è fighissimo, ma ha fatto un mega successo. Infatti uscirà anche il 2. Sì, con le cure radicali è un po' terribile, però raga, l'officina ce l'abbiamo. Magari costruiamo un magazzino aumentando di conseguenza la possibilità di raccogliere cose. In più mi hanno detto che si possono fare anche le strade in qualche modo. Quindi scopriremo giocando come si fa. Perché vedete, in alcuni punti non si possono mettere le strutture. In teoria dovrebbe essere verde. Sul giallo dice non è adiacente alla strada. E in base a quello, forse dipende anche fino a dove arriva il caldo. Perché vedete, tutto funziona a strati circolari. Il nucleo è qui e poi pian piano si sposta. Se fossero tutti verdi, forse sarebbe meglio. Nel senso che forse arriverebbe meglio il caldo, di conseguenza forse sarebbero più efficaci le strutture. Questo non lo so. Però che vi devo dire? Lo mettiamo qui? Costruiamo il magazzino. Le persone dovrebbero mettersi a costruire. Ci sono i turni di lavoro. Loro lavorano in teoria. Dov'è che si vedeva? C'era un modo per vedere gli orari. C'era un modo per vedere gli orari delle persone. Ciclo giorno e notte. Ciao, sono tornata. E Neri, grazie mille per l'abbonamento. Bentornata, lo apprezzo tantissimo. Grazie, grazie, grazie. Il livello 1 lo apprezzo tanto. Tanti cuoricini e spam in chat, ragazzi, per Neri, l'abbonamento. Turni di lavoro, ecco, abbiamo i turni di lavoro che sono dalle 8 fino alle 6. Oppure si potrebbe fare dalle 6 fino alle 8. Così sono. Quante ore sono? Aspetta, dalle 8 fino alle 6 sono. Scusa, ma sarebbe meglio lavorare dalle 6 fino alle 8? Si sposta di poco. Turno d'emergenza 24 ore. Sono 6 più 4, sono 10 ore di lavoro. In questo caso invece sono dalle 6. Minchia, così sono un botto.
No, non sono, aspetta, quanti sono? Sono 4 più 6, 10. E in questo caso sono 14. Dalle 6, sì, minchia, 14 ore. Puoi prolungare i turni da 10 ore sottoscrivendo determinate leggi. Inserviente, grazie mille per l'abbonamento. E così arriviamo a 95. Ne mancano pochi, ne mancano 9 per arrivare a 104. Per fare domani Kukoro. Grazie inserviente, benvenuto. Benvenuto tra gli abbonati. Vabbè, aspettiamo magari per i turni lavorativi. Qualcuno mi aveva detto di aumentarli. Non mi ricordo chi, forse nei commenti, però vabbè. Quanto manca? Quando è che inizierà a riscaldarsi tutto quanto? Ci vuole ancora un attimino. Stanno lavorando però, cazzo, stanno finendo il cibo. Stanno lavorando questi? Grazie per l'abbonamento, Gio. 25 mesi. Sono tantissimi. Grazie. Cucina non è in funzione. Fa troppo freddo all'interno di questo edificio. La temperatura deve essere almeno fredda per poter lavorare. Quindi non stanno praticamente creando il cibo. Le razioni alimentari che ci rimangono sono 44. Speriamo che si sbrighi. Manca un giorno per far sì che la temperatura risalga. Partito il trenino? Dobbiamo velocizzare un po' il tempo. Se il tempo si velocizza così, non possiamo fare altro, dobbiamo aspettare. Questo cos'è? Non... aumenta la capacità di immagazzinamento di una data risorsa. Ah, ok, possiamo scegliere a cosa aumentare. Ma come faccio a sapere quanto arrivano? Qual è il massimo tipo già in questi? Cosa aumentiamo? Non è stata specificata la risorsa da stoccare. Non è adiacente alla strada. E quindi? Vabbè, cosa possiamo aumentare? Possiamo aumentare il carbone. La legna, vedete che non è tantissima. Aumentiamo il carbone, che quello serve sempre. Ok. E adesso come si risolve? Non è adiacente alla strada. Anche questo. Cosa, ci mettono di più ad arrivare? La cucina non funziona. Che casino. Non c'è il treno. Cosa fai, Wolf? No. 5 abbonamenti regalo. Ma grazie, Wolf. Grazie mille. Pazzoide. Uno spam incredibile in chat, ragazzi. Spammate le emote. Spammate qualsiasi cosa. Se vi siete beccati l'abbonamento, ringraziate a Wolf, mi raccomando. Se non è adiacente alla strada. Oh! Posso costruire le strade. Perfetto. Adesso dobbiamo farlo anche una strada. Perfetto. Boh, facciamoli girare così. Facciamo... ah, forse le devo fare tutte io. Una stradina qui. Qui. Da qui. 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 Credo funzioni così, non lo so. Spero. Facciamo le strade intorno. Facciamo anche tutto il cerchio intorno, che se loro devono arrivare da qualche parte ci arrivano. Qua anche. Che possono tagliare in mezzo. Io vado per, boh, logica in teoria. Così possono passare in mezzo alle strutture. Qua non si può. Qua non si può, ok. Però lo strato esterno è fatto. Credo. Fatto, è tutto verde. Tranne questo. Ah, qua non si può fare, ok. E vediamo come funzionano le stradine, però. Strada in fase di costruzione. Ah, vedi, devono costruirle. Hype train a livello 3, non perdetevelo, donate abbonamenti! Ha scritto Vadario. Non in funzione, strada in fase di costruzione, fa troppo freddo. Dai, 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 che presto arriverà il caldo. Possiamo ancora mettere più persone a cercare oggetti? Allora, cosa abbiamo qua? Casse di legno, ci abbiamo... 5 persone che ci stanno lavorando. Ci sono gli specialisti. Il cibo non viene affatto.
purtroppo. Qui stanno costruendo la strada. Dobbiamo aspettare. Forse ci mettono un po'. Stanno costruendo? Sì, la stanno facendo. Ah, vedi un po' come funziona, vedete? Meno 4 e 104? Glielo mandiamo noi il caldo, che qui è anche rotto. Porca troia, ragazzi. Qua è lunedì, in teoria danno da 37 gradi. E oggi, se non sbaglio, c'è stata... Dove? Aspetta, ho visto la notizia. C'è stata la gran... In Francia? Grandine grossa così. Come le palline di tennis. Così, raga. È il mio terrore, cazzo. Cioè, è una cosa orribile. Spaccate le macchine, i vetri delle macchine, distrutto tutto. I tetti che perdevano. Sì, abbiamo fatto dei percorsi, vedete? Adesso loro possono camminare più veloce intorno. Figo! Però qui non lavorano ancora perché fa troppo freddo. Ok, io credo che adesso noi... Ci sono 13 malati, che cazzo succede? Ah sì, perché non abbiamo le cure. Merda. Qua siamo all'88% per quanto riguarda la radiovedetta. Muoviti! Velocizziamo il tempo. È possibile introdurre una nuova legge, vediamo. Adattamento. Trova il modo di contrastare il malcontento, la malattia e l'apatia. A che ora iniziamo Pandora? Ma fra un'oretta circa. Adattamento. Cure radicali firmato. E cosa c'entra l'adattamento? Lavoro minorile. Attività sicure e collegi. Cimitero. Smaltimento dei cadaveri. No, aspetta. Qual è l'adattamento? Minestra. Additivi alimentari. Arena. Turno d'emergenza. Cos'è il lavoro minorile? Lavoro minorile? C'è troppo lavoro e non abbiamo abbastanza mani per farlo. Permetteremo ai bambini di lavorare in luoghi di lavoro sicuri come le cucine o le serre. I bambini possono lavorare in luoghi di lavoro sicuri, cosa positiva. Negativo invece, la speranza diminuirà lievemente. I bambini possono restare feriti a causa di incidenti. No, senti, i bambini non lavorano, scusami. Collegi. I bambini saranno più al sicuro se stanno in un collegio durante il giorno, così non potranno combinare guai. Nuovo edificio, collegio. La speranza aumenterà. Fornire un posto in collegio a tutti i bambini dà un bonus di speranza permanente. Dovrei costruire un collegio. Raga, un collegio lo facciamo? No, niente sfruttamento minorile. E grazie per gli abbonamenti regalo, ragazzi. E Live Train si è concluso. Un applauso per voi. La Francia è anche vicina. Com'è possibile che qua c'è sto caldo? Perché dipende da come passa il tutte le nuvole con il temporale, il ciclone, come cazzo si dice? Scende giù, poi magari sale. Infatti qui ha passato e c'era allerta livello 2, quindi giallo, se non sbaglio, a Milano, che è vicino rispetto a me. Anche a Brescia, che sono di Brescia, ma sono un attimino più esterna. Aumenta il calore del generatore di calore per riscaldare edifici più lontani. Aspetta, vediamo. Aumenta il calore. Ma come lo faccio, aspetta? Minestra, arena. Cos'è l'arena? Che cazzo è? Nulla levia la tensione come assistere ad alcuni round di lotta senza quartiere, eh? Dopo aver... Nuovo edificio arena, i combattimenti serali diminuiranno il malcontento. Dovrei costruire un'arena. Minestra. Possiamo servire minestre invece che piatti completi per dare da mangiare a più persone usando la stessa quantità di cibo crudo. Speranza di migliorare le minestre, malcontento meta... Ma scusa, perché non va bene la minestra? La minestra porterà malcontento. What the fuck? Additivi alimentari. Possiamo usare la segatura per rendere i pasti più sazianti, ma non particolarmente gustosi né salutari. Ma che merda è? La segatura! Che schifo! Però con le minestre si può dare da mangiare a più persone. Ma non rende loro molto felici sta cosa. Turno d'emergenza. Cimitero. Creeremo un luogo di sepoltura in modo che i nostri morti riposino in pace. Smaltimento dei cadaveri. Conserveremo i cadaveri fuori dalla zona riscaldata coprendoli con la neve e così facendo impediremo che si decompongano.
Nessun rischio di malattia a causa di corpi non seppelliti? I corpi vengono conservati per eventuali impieghi futuri? Che cazzo devi fare con un corpo morto? No, non mi piace questo. Cimitero è meglio. Dovrei creare un cimitero. Ogni sepoltura comporterà l'assenza di alcune persone dal lavoro per alcune ore. Ma sì, ma chi se ne frega? Ma come posso aumentare il riscaldamento? Devo sbloccare la ricetta. Sto mangiando l'ananas, ma sa di strano. Non mangiarlo se è strano. Cosa faccio, ragazzi, tra queste cose? Il turno d'emergenza? A volte dobbiamo concentrarci sul nostro compito a qualsiasi costo, altrimenti pagheremo con la morte. Di quello è vero. È possibile obbligare i lavoratori di qualsiasi struttura a lavorare per le prossime 24 ore. Questo se c'è un'emergenza, appunto. Avvalersi dei turni di emergenza aumenterà il malcontento aumenterà lievemente. Ma cosa succede se aumenta il malcontento? Tipo, non lo so, iniziano tutti a uccidersi a vicenda e iniziano pian piano a morire? Collegio e cimitero. Magari facciamo, iniziamo dai collegi, che dite? Ci sbarazziamo dei bambini. Si sta avvicinando il caldo. La temperatura si sta avvicinando e stiamo finendo il cibo, tra l'altro. Radiovedetto è stato studiato. Ok. Prendiamolo. Costruzione. Salute. Cibo. Risorse. Tech. Ok. Consente di inviare ricognitori per esplorare le lande desolate alla ricerca di cibo e superstiti. E di condurli alla nostra città. Inoltre, le sentinelle individueranno gruppi di persone in arrivo. Oh, lo mettiamo qui. Inoltre, dobbiamo adesso fare, innanzitutto dobbiamo creare la strada, così possono camminare intorno. Ottimo. E dobbiamo fare un'altra ricerca per quanto riguarda il riscaldamento. I radiatori sono i termosifoni, tipo. Consente di usare i radiatori per riscaldare i luoghi di lavoro durante gli orari di lavoro. È importante, molto. Ogni radiatore aumenterà di 1 la temperatura nei luoghi di lavoro quando è in funzione consuma un'unità di carbone all'ora. 7 ore di ricerca. Iniziamo. Perché prima, vedete, non possiamo cucinare, non possiamo fare curare i malati perché appunto non ci arriva abbastanza il calore e quindi questi non lavorano perché fa troppo freddo. Invece sbloccando i caloriferi, si può fare. Radiatore importantissimo, sì. Bisogni dei cittadini. Freddo in casa. Fa freddo in casa, fa freddo al lavoro, pessima assistenza sanitaria. Oh cazzo. Vabbè, ma adesso ce la faremo, credo. Questo lo devono costruire. Ma quando è che lo costruiranno? Non ce la fanno, forse? Perché stanno arrivando delle persone. Cosa stanno facendo? Vengono qui? Sì, mi sa che vengono qui a lavorare. Sì, lo stanno costruendo, ottimo. Ottimo, ottimo. Il cibo, razioni alimentari 10 sono rimaste. Stiamo finendo il cibo. Però sta arrivando il caldo, ti prego muoviti. Ti prego muoviti! L'acciaio ce l'abbiamo, 53. In teoria se non ce l'avessimo non avremmo potuto costruire la struttura, però ce l'abbiamo. 20 di legna, abbiamo poca legna, abbiamo un bel po' di carbone. Aspetta, dove si trova la legna qui? Un'assenza per malattia? Cosa c'è qua? Relitto arrugginito. Aspetta, voglio trovare dov'è il legno. C'era un modo per switchare un altro relitto arrugginito. Questo è il legno? Cassi di legno, sì. Prendiamo uno specialista in più. Cos'è questo invece? Cassi di legno, prendiamo uno specialista anche qui. Controlliamo dove sono le altre casse di legno. Anche qui. E casse di legno anche qui. E anche queste. Ok, cos'è? Casse di legno. Facciamone. Ok, abbiamo esaurito tutti questi specialisti. Cos'è qua? Cosa succede qua? Vediamo. Occorrono più letti per i malati. Capitano alcuni dei nostri capitano, alcuni dei nostri si dicono preoccupati per il numero di continuo aumento di malati che non vengono curati. Le chiedono di occuparsi del problema. Aprirò un nuovo accampamento medico. Prometto che i malati riceveranno cure. Avrei 3 giorni per ammettere un terzo dei pazienti al trattamento. Avrei 3 giorni per completarne la costruzione. E mi serve che serve un altro accampamento medico, forse. Che succede se togli il follow da abbonato? Niente.
accampamento medico mi serve. Sì, perché dobbiamo costruirne un altro. Lo mettiamo qua vicino. Abbiamo terminato la legna? Oh, cazzo. Vabbè, adesso ci arriviamo, spero. Non stanno lavorando. Sì, perché, vedete, abbiamo problemi con i medici. Perché, appunto, non stanno lavorando. Forse questa struttura non serviva effettivamente, sapete? Radiovedetta costruita, va bene. Parte, raga. In esplorazione. Vivono in una fossa, ragazzi, perché se tu ti sposti in un buco ti proteggi dal freddo e dal vento gelido. Quindi è una cosa molto intelligente. Cos'è? Allora, possiamo decidere dove andare. Spedizione persa, osservatorio. Dovremmo andare qui. Ci sono parecchie tende e notiamo dei movimenti. Deve trattarsi dei membri dispersi durante la nostra spedizione. Ok, vai qui. Come seleziono? Questo peculiare edificio deve essere l'osservatorio artico che la Royal Society aveva eretto per studiare l'inverno eterno. C'è del fumo che sale da dentro. Ma come salgo? Aspetta. Cioè, come li faccio andare qua? Non capisco. Ciao, Tanakariu! Invia qui dei ricognitori... Cosa? Come si fa, raga? Come cribbio si fa? Sono stupida? Non so neanche come si torna indietro adesso. È partito? In funzione? Ma come decido dove farlo andare? Boh, raga, non lo so. Non capisco. Io non capire. Il legno l'abbiamo finito, cazzo. Se lo trascini? No. Non lo so. Magari c'è il tutorial. Ah, ecco. La radiovedetta consente l'accesso al mondo esterno oltre le pareti del cratere. È possibile esplorarlo usando i ricognitori inviati attraverso il pannello della radiovedetta. In funzione ricognitori forma squadra. I ricognitori sono autosufficienti e possono allontanarsi molto dalla città coprendo grandi distanze. Potrebbero trovare preziose risorse, superstiti o anche fare luce sulla situazione del mondo e sul suo destino. È possibile seguire il processo dei ricognitori osservando l'icona nell'angolo in alto a destra. Per inviare i ricognitori, seleziona l'icona di un luogo e clicca sulla freccia verde. Io non l'ho vista l'icona, sinceramente. A me non esce. Forse perché devo fare la squadra. In funzione... Ah, serve legna e 5 lavoratori servono. Serve 40 di legna. Pronto per la ricerca. La gente esulta mentre l'aereo stato... D'osservazione si libra sopra la città. Sono tutti orgogliosi di questo successo ottenuto grazie all'impegno di tutta la collettività. I volontari si sono messi in fila con il desiderio di trovare altre persone tra le lande ghiacciate. Tra di loro c'è la donna che si è fatta avanti poco tempo fa. Ok. Allora ci servono... ci servono più lavoratori. Dobbiamo toglierne uno da qui. No, magari non dalle casse di legno. Vabbè, senti chi se ne frega. Allora dobbiamo diminuire la gente. Ci servono 5 persone. Togliamo. Ok. Cos'altro abbiamo? Qua abbiamo... sì, da qua si prende l'acciaio, mi sa. Qua abbiamo 4. Prendiamone uno. Lavoratori? Quanti ne abbiamo? Sono questi? No. Aspetta, come si faceva a vedere quanti lavoratori sono liberi? Forse così.
persone, economia, forza, lavoro, stato, efficienza, no, legna, acciaio, stato della salute, abitanti, stato, no, non so come si fa a vedere, letti liberi, vabbè, proviamo così, dove sta questo? In funzione, occorre che almeno 5 cittadini siano disponibili legna insufficiente. 4, 4, 4, 3, 5. Cassi di legno, vabbè, togliamo ancora uno. Oh, cazzo, ho sbagliato. 3. 6 disponibili, ok, li abbiamo adesso. Ci sono, ma manca la legna, ok, dobbiamo aspettare. Sta arrivando il caldo, ragazzi, sta arrivando il caldo. Buonasera, Zeddone, come va? Sì, sì, dopo facciamo Minecraft. Buonasera, Otaku. Va bene, Ela, buono studio. È mezzanotte, mandiamo un po' in avanti il tempo e adesso si potrà anche spegnere, secondo me, il generatore. Perché arriva finalmente il caldo e la temperatura scenderà a meno 20, credo. E fra 4 giorni di nuovo salirà. Ma in quei 4 giorni, secondo me, riusciremo a sbloccare i radiatori. Sono le 5, si sono svegliati tutti. Ci serve un sacco di legna, raga. Dovremmo essere grati di ciò che abbiamo, credo. Cazzo, guarda quanta gente è malata. Porca miseria. Questo cosa vuole? La prima amputazione? Abbiamo dovuto effettuare un'amputazione per salvare la vita di un paziente. Ora però non potrà più lavorare. Dobbiamo fare qualcosa? Capisco. Valuta se approvare la legge sulla casa di cura o sulle protesi. Casa di cura. I malati gravi e mutilati riceveranno cure a un costo inferiore in edifici speciali. Nuovo edificio, casa di cura. I malati gravi sono tenuti in vita nelle case di cura e non sono più un fardello per gli accampamenti medici. I pazienti nelle case di cura mangiano la metà. La speranza aumenterà lievemente. Ok, facciamolo. Attendi 2 ore per sottoscrivere una nuova legge. Ok, dobbiamo aspettare 2 ore. Alle 8 del mattino possiamo farlo. Dai, ma arriva la temperatura? No, si deve scaldare tutto. Cribio, manca la legna. Cazzo, non abbiamo nemmeno specialisti per lavorare in accampamento medico. Ma siamo sicuri che questo mi serve? No, lo posso distruggere? Non ci serve questo, perché devono lavorare qua. Questo non ci serve, esatto. Promessa sulla sanità mantenuta. Hai aiutato i malati e le loro famiglie, te ne sono grate. La speranza aumenta. Yes. Yes, 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 yes. Il malcontento è sceso, la speranza è salita e la temperatura è scesa di 10 gradi. Cazzo, 30 gradi è un po' un problema, però vabbè. Il malcontento sta scendendo di nuovo perché finalmente hanno riaperto questi accampamenti medici perché non fa più così tanto freddo. Mi chiedo se devo tenere acceso il generatore anche di giorno. Vabbè, sono meno 30 gradi, forse è meglio tenerlo, sì. L'unica cosa, come siamo messi adesso con i pazienti? Qua è pieno, 6 giorni. Cazzo, allora mi servì 6 giorni per curare questi, 3 giorni. Ci sono un bel po' di malati, 26 malati, 2 gravi. E questi occuperanno un bel po' di tempo prima di riprendersi. Possiamo costruire qualcosa per quanto riguarda la salute? Sono le 9 del mattino, forse possiamo approvare la nuova legge. Aspetta, 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 dov'è? La linea stanno andando a prendere in automatico. Cure, cimitero. Qual era quello delle cure? Ah, casa di cura. Firma. I malati gravi e mutilati saranno ospitati in strutture apposite. Perfetto. Casa di cura. 25 di legno, 5 d'acciaio. Il legno ce l'abbiamo. Sono 29. Ma ci serviva il legno per qualcos'altro. SimCity non l'ho mai giocato. Ma lo vorrei provare. Tutto bene, Zeddone, grazie. Ma se il caldo va via, che succede? La temperatura scende di nuovo e ci sono di nuovo dei problemi. Ciao, Lichedino. Ah, per la spedizione, è vero. Va bene, dai. Costruiamo prima la casa di cura, che è importante, secondo me. Secondo me è molto importante. Inoltre, per quanto riguarda le strade, come siamo messi? Vabbè, qua c'è il percorso, poi aggiungiamo qua al massimo.
Questo lo costruiscono. Vedete, stanno comunque lavorando le persone. La ricerca sta andando avanti. Costruisce un collegio. Il collegio è vero. Non lo possiamo costruire. Fornisce un riparo sicuro per 15 bambini durante le ore di lavoro. 20 di legna, 5 d'acciaio. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Servirebbe altre tende per altre persone poi. Sì. Per il collegio quanto ha detto che era? Cazzo, il cibo! Merda! Mi servono più lavoratori per il cibo. Stanno cucinando? 4 disponibili. Cazzo, stanno finendo. E allora dobbiamo togliere dei lavoratori da qualche parte. No, queste sono le tende. Accampamento medico 3 su 5. Scusate, ma se mettessi uno in meno cambia qualcosa? No, dobbiamo conservare i lavoratori. Cosa è successo qua? Un paziente terrorizzato. Uno dei nostri si trova sull'orlo. Uno dei nostri si trova sull'orlo della morte, eppure si rifiuta di subire un'amputazione. Continua ad urlare che non vuole che nessuno gli tocchi la gamba e non cambierà idea, anche se sa che la cancrena lo porterà al decesso nel giro di poche ore. Asportate la gamba e non fate nulla. Cazzo, ma raga, ma che brutte decisioni devo prendere, che cosa orribile. Se non facciamo nulla, muore. Dobbiamo asportare la gamba per forza. Probabilmente questa persona morirà. Probabilmente. Asportare la gamba. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Cibo finito. Cibo finito. Questi non stanno cucinando perché non c'è cibo. In funzione. Impossibile riprendere la produzione. Corrono cibo crudo. Questi stanno facendo qualcosa. Tre. Loro lavorano di notte. Riposare, si sta riposando. Questa persona è ammalata e peggiorerà se non riceverà le cure. Cazzo. Si devono sbrigare. Aumentiamo il tempo. Grande casuario. Cavolo, cavolo. Oh, aspetta. Possiamo costruire il collegio adesso. Promessa sulla casa di cura mantenuta. Ok, è stata costruita la casa di cura. Questi li possiamo mandare. Possiamo mandare la radio vedetta, ottimo. La mandiamo qui. Ricognitori in unità numero 1 in cammino verso spedizione persa. Ottimo. Ottimo, ottimo. Adesso, per quanto riguarda la casa di cura, come funziona? Abitanti 14 su 20. È stato stabilito che i malati gravi e le vittime di amputazione riceveranno cure palliative finché non sarà trovato un modo adeguato per curarli. I pazienti delle case di cura riceveranno razioni dimezzate. In cura sta partendo per una spedizione. Oddio, ok. E qua? Si è liberato il posto? No, non ancora. Cavoli. Non abbiamo abbastanza spazio, si sono un po' ammalati tutti durante il freddo. Possiamo costruire il collegio? Abbiamo 16 di legna. No, non possiamo. È notte. Questi saranno partiti a cercare cibo? Sì, stanno andando, sono andati a cacciare. Vediamo quanto cibo ci portano. No, aspetta, c'è scritto quanto ne portano in teoria. Lavorano dalle 6 di sera fino alle 6 del mattino. Non mi ricordo quanto ne portano. Vabbè, ma andiamo avanti il tempo. No, non giochiamo a Fall Guys, no. Abbiamo già giocato prima. Sono le 5 del mattino. Dovrebbero tornare fra un'ora. Ci sarebbe più gente comunque che lavori, eh. Sperando che arrivino più persone adesso con la radio vedetta. Direi che possiamo andare avanti così ancora per un po'. Beh, devo tenere duro, la gente dipende da me. Oh. Ah, qua c'è scritto: le battute di caccia durano solitamente 12 ore. I cacciatori sono stati via per circa 11 ore. I cacciatori rientreranno con un massimo di 3 cibo crudo. Ma è pochissimo. 3 cibo crudo trasformato in razione alimentare equivale a 6.
No, aspetta. Ogni cibo crudo equivale a 2 razioni alimentari. Quindi 3 per 2. Codice? Economia. C'è qualcos'altro? Attendi 13 ore per sottoscrivere una nuova legge. Ok. Abbiamo 16 di legno, stasso inizieranno a lavorare, stanno andando a lavoro infatti. Vai, aumentiamo un po' il tempo. I ricognitori hanno raggiunto la spedizione persa. In attesa, che dobbiamo fare? Quelli che sono rimasti troppo esausti per proseguire si saranno accampati qui, dovremmo accompagnarli in città. Esplorare. Un lieto ricongiungimento. Ciao amica. Porterei mai Ancestor, l'hai mai giocato? Aspetta, Ancestor è quello con le scimmie? Ciao, Simponus. Raggiungiamo l'accampamento che avevamo intravisto nella neve. Ad accoglierci ci sono voci di entusiasmo. Grazie all'Altissimo, ci avete trovati, abbiamo pagato per giorni. Non sono... Bambini e adulti si raccolgono intorno a noi, borse in spalla, pronti per partire. Siti scoperti, luogo dell'incidente, rifugio robusto. Accompagnate i sopravvissuti fino alla città. I ricognitori si incammineranno verso la nostra città e porteranno con sé i sopravvissuti in modo rapido e sicuro. Inviate i sopravvissuti in città. I sopravvissuti si incammineranno verso la nostra città da soli, ne ci vorrà più tempo e alcuni di loro potrebbero morire. No, no, accompagnate. Rifugio. Ok, qua poi si possono mandare dove si devono mandare, insomma. Sì, è quello con le scimmie? Non lo so, vedremo, vedremo. 3 affamati. Non va bene, stiamo finendo il cibo. Cavolo, raga, come facciamo con il cibo? Dovevamo fare le zuppe, mi sa. Dobbiamo firmare il nuovo codice. I radiatori sono stati studiati. Prima cosa da mettere. No, aspetta, aspetta, aspetta. Dove sono? Come si mettono? Ok, come si mettono i radiatori? Dovrebbe fare in automatico. Consente di usare i radiatori per riscaldare i luoghi di lavoro durante gli orari di lavoro. Aspetta, proviamo a vedere un attimo. Tipo questo. Il radiatore è spento. Aumenta di 1 la temperatura nel luogo di lavoro quando ci sono lavoratori. Consumo un carbone. Magazzino. Ritrovo dei cacciatori. Acceso. Ok. Confortevole. Temperatura confortevole. Il radiatore è spento. Non c'è un tasto per poter accendere tutti i radiatori subito? Zona riscaldata. Comunque a temperatura confortevole, va bene. Cos'è? Cosa succede qua? Una nota di ringraziamento. Qualcuno ha lasciato una nota alla casa di cura. C'è scritto: grazie, con tutto il lavoro che c'è da fare, per le famiglie è praticamente impossibile prendersi cura degli invalidi. Luoghi come questo rendono la vita di tutti un po' più facile. Mi fa piacere essere stato d'aiuto. Speranza aumentata. Albero delle tecnologie. Caldaia a vapore. Allora, radiatori, in teoria. Come si sbloccano le cose? Tavole da disegno. Consente di studiare le tecnologie di livello 1, che sono queste. Incremento di potenza del generatore. Aumento della portata del generatore. Esplorazione industria. Risorse. Raccolta più rapida. Frantuma carbone. Segheria. Fonderia. Allora, per ora abbiamo abbastanza carbone. Un problema che abbiamo è il legno. Secondo me dovremmo sbloccare la segheria. Trasforma gli alberi congelati in materiale utilizzabile, producendo fino a 80 unità di legna in un giorno lavorativo standard. Secondo me dobbiamo sbloccare questo. Tutto bene, Anna Maria, tu come stai? No, non lo conosco, Casuario. A dopo, Drago. Sarei già morto a questa temperatura. Non si muore in realtà se vabbè, fa molto freddo, certo. Ma se si ha un po' di calore, comunque cibo, ce la fai benissimo. Devi proteggerti tanto, ovviamente, quando sei fuori.
Ma ci sono tuttora dei posti, raga, dove la gente vive con queste temperature, che per uscire fuori e portare i loro cani si devono mettere tutte quelle tute protettive per proteggersi appunto dal freddo. Ma vedevo anche dei video su TikTok come si svegliavano la mattina le persone, tipo che è completamente buio, c'è un botto di neve e loro si vestono di stra pesanti per portare fuori il cane. Non so dove potrebbe essere. Leggevo, forse Alaska. Ma non credo che faccia così freddo in Alaska. Adesso bevo Demogorgone. Ciao Luca. Oggi ho fatto il primo esame e domani il secondo. Relax, relax, domani andrà bene, vedrai. Allora, inizio. Sì, sblocchiamo la segheria, secondo me è molto importante. Cibo, possiamo approvare qualche legge? Non ancora, 6 ore bisogna aspettare. Sì. 25 persone affamate, porca troia. Come possiamo fare? 6 ore devono resistere, dobbiamo approvare la nuova legge. Sì, comunque non abbiamo proprio cibo. Come cacchio facciamo? Magari dovremmo mandare più persone. Allora, facciamo una cosa. C'è qualcosa da costruire? Il collegio? Non l'abbiamo ancora costruito? Lo mettiamo... Vediamo. Lo mettiamo qua. Non ci sta qua, no? Ho sbagliato. Mandiamo i bambini qua almeno, sì. Allora, ho pensato che la cosa giusta da fare sarebbe togliere un po' di lavoratori e metterli per la spedizione. Quindi, ora che si fa la ricerca, e quanto ci metterà? 7 ore. E noi siamo alle 4 di pomeriggio. Vuol dire che fra poche ore la gente smetterà di lavorare. Quindi possiamo togliere tutti dalle casse di legno. Così abbiamo più lavoratori. Magari lasciamo qualche esperto. Ok. E li aggiungiamo tutti alla ricerca. 13 pezzi porterebbe. Ok, durante la notte. Potremmo togliere ancora qualcuno, forse. Casse di legno. Scusa, si possono aggiungere le specialisti qua? No. Casse di legno, carbone, non possiamo toccarlo assolutamente. Magari potremmo togliere qualcuno per quanto riguarda l'acciaio. Uno qui. Un altro qui. E magari un altro qui. Così possiamo fare tutto pieno qua. 15 su 15. Porteranno 15 pezzi. Così avremo più razioni di cibo. E possiamo anche approvare la legge per quanto riguarda... no, aspetta. Qua abbiamo uno disponibile. Abbiamo uno in più. Ok. Così possiamo approvare la legge delle zuppe. Che fa un po' schifo. Però almeno possono mangiare più persone. Vai. Aumentiamo il tempo. Riconitori di unità numero 1 hanno fatto ritorno in città sani e salvi. Siamo arrivati con 22 lavoratori, 4 bambini, 10 specialisti. Nice. Però dobbiamo dare le tende a nuove persone. Eccoli, sono arrivati. Dovrebbero aver portato anche del cibo, forse. Gente del nostro convoglio, riunioni. Vedere le famiglie ricongiungersi dopo vicende così dolorose scalda il cuore. Ma non dovrebbero esserci altri insediamenti nei dintorni? La prima spedizione alla volta di Londra è partita tempo fa. Ormai dovrebbero essersi stabiliti. Sapranno senz'altro indicarci la via. Ok, dobbiamo cercare nuove persone. Nuove persone. Ci espandiamo. Servono 16 tende. No, più che altro... Due tende, perché se non sbaglio una tenda... I nostri uomini hanno trovato un sentiero che porta verso una zona selvaggia ed isolata. Dovremmo seguirlo, dobbiamo trovare altre persone e chiedere loro di aiutarci a sopravvivere. Ok, aspetta. Dobbiamo costruire delle tende. Una da posto a 10 persone. Per fortuna abbiamo 28 di legno, quindi ne mettiamo subito due per i nuovi arrivati. Ok.
Aspetta, fammi anche salvare veloce. Ciao Bea, t'ho salutata? Ciao Lapsus. Ok, devono costruire quello. Questo è in attesa. Li possiamo mandare da qualche parte? Rifugio robusto, luogo dell'incidente. Ah sì, possono andare, ottimo. Ok, devono lavorare questi. Costruisci il collegio, adesso stanno costruendo. Aumentiamo il tempo, lo velocizziamo. Il carbone ce l'abbiamo abbastanza. Circa 4 giorni. Non so se dovrei spegnere di giorno il generatore. Boh, dovremmo provare forse. Tutto bene, Bea, tu come stai? Velocizziamo il tempo. Questi dovrebbero portare un sacco di cibo. Ci si sta prendendo cura dei bambini. Il collegio è pronto e i bambini sono al sicuro. I genitori potranno lavorare senza preoccuparsi che possa succedere qualcosa di grave ai propri figli. La speranza aumenta, ottimo. La legge, possiamo mettere un nuovo codice. Approvare un nuovo codice. Razioni extra per i malati. Cos'è il sovraffollamento? No, aspetta, era qua. Sovraffollamento, le strutture mediche andrebbero sfruttate al massimo delle loro capacità, anche se ciò comportasse mettere i pazienti per terra. La capacità delle strutture mediche è raddoppiata. Non lo so, ragazzi. Non abbiamo abbastanza cibo, non possiamo dare razione extra. Additivi alimentari. Che merda questo, non lo voglio fare. Riusciamo a fare minestra? Possiamo servire minestre invece che piatti completi per dar da mangiare più persone usando la stessa quantità di cibo crudo. La speranza diminuirà leggermente, il malcontento aumenterà lievemente, mangiare più minestre porterà malcontento. Cazzo, non va bene. Invece se dovessimo aggiungere la segatura ai pasti, la speranza diminuisce lievemente, il malcontento aumenta lievemente, alcune delle persone che ingeriscono segatura si ammaleranno. No, col cazzo. Facciamo la minestra. Possono dare da mangiare più persone usando la stessa quantità di cibo. Dobbiamo farlo. Mi dispiace. Ho aumentato un po', cavolo. La gente ha fame e pessima assistenza sanitaria. Ma porca miseria. Che succede qua? Il suicidio di un mutilato. Ma porca miseria. In SimCity non c'è l'inondazione? Per il cibo non basta costruire più rifugi dei cacciatori. Alcune cose non si possono costruire più di una volta. Però per quanto riguarda i rifugi dei cacciatori possiamo controllare. L'uomo a cui avevo imposto l'asportazione della gamba si è suicidato. Ma vaffanculo, ma davvero? Ha lasciato una nota: non posso vivere in questo modo, impossibilitato a lavorare senza uno scopo nella vita. Non voglio essere un fardello e nessuno un'altra bocca da sfamare. Abbiamo fatto il possibile. Il malcontento aumenterà, la speranza diminuirà, dobbiamo fare qualcosa. Dovrei firmare la legge sulle protesi entro 5 giorni. Ok. La legge sulle protesi. Dobbiamo aspettare 13 ore prima di firmare. Cazzo, 77 persone che hanno fame. Il primo decesso. Uno dei nostri è appena morto. Le malattie, gli incidenti e il freddo letale continuano a reclamare le proprie vittime in questo mondo crudele. Dobbiamo trovare un modo di smaltire i cadaveri. Apri il codice e le persone possono occuparsene da sole. Dobbiamo fare la cosa del cimitero. Però dobbiamo aspettare 13 ore. Ok. Faremo la cosa del cimitero, perché se non lo facciamo c'è il rischio che la gente si ammali. E facciamo il cimitero, sì. Se no è un casino. E poi dopo quello dobbiamo fare assolutamente... Cos'era? Le protesi. Trovo un altro accampamento. Mi sa che lo stanno facendo. Dio mio. Un cittadino è morto. Il giorno 8 abbiamo perso una persona. Causa ignota. Un lavoratore. Mi sono tornato. UFO attacco zombie. Interessante. Io sto bene, dai, sono stanca morta. Oggi ho fatto tipo 12 km in bici e 3 ore di allenamento. Grande, Bea. Che ti alleni, bravissima. Siamo sopravvissute un'altra notte, dovrà pur significare qualcosa.
Ok, fra pochissimo tornano i nostri cacciatori. Per quanto riguarda cibo, ci vuole 20 di legna, quindi possiamo costruire. Adesso vediamo, non lo so. Lo scopriamo subito. Abbiamo anche più lavoratori? Oh, cazzo. Legno, legno, legno. Ah, aumentiamo. 5 qui. 5 qui. 5 qui, ci serve più legna. 5 qui. Ok, siamo a posto. Dobbiamo aumentare l'acciaio. Cazzo, siamo messi male con il legno. Magari aumenta. Aspetta. Mucchio di carbone. Aumenta il carbone. Serve più gente a raccogliere il carbone. Perché se arriva il freddo siamo fregati. Mucchio di carbone. Aumenta gli specialisti. Aumenta anche qua. Aumenta anche qua. Aumenta anche qua. Ok, tutto esaurito. Almeno riusciamo a raccogliere le risorse più velocemente. Scorte di casse di legno esaurite. Oh, cazzo. È esaurito tutto? No, che cazzo dici? Oh, uscite adesso? Oh no no! Sono finite. Vabbè, le scorte non è che esistono per sempre, ovviamente. Ma adesso da dove teniamo il legno allora? Ah sì, dobbiamo fare. Dobbiamo costruire risorse. Ah, sta ancora ricercando. Ma quanto ci sta mettendo? Per costruire la segheria costerà 10 di legna? Noi ne abbiamo 19, ok? Non possiamo spendere assolutamente nulla. Sono tornati con il cibo, le razioni ci sono, ma stanno finendo. Ci sono ancora 60, 63 persone affamate. Ritrovo dei cacciatori, potremmo costruirne un altro. Ah, qualcosa di legna stanno trovando, ok. Ne mettiamo un altro? Ci serve per forza più cibo, raga. Un altro ritrovo dei cacciatori? Eh sì. Lavoratori. Ci serve un altro per forza. Relitto arrugginito 14 disponibili. Ok, 4. No, aspetta, non esageriamo. Torniamo a quello di prima. Lasciamolo così. Manderemo 13 persone poi a cercare altro cibo. Così porterà più cibo. Nell'officina mette tutti e 5 specialisti. Ci mette meno tempo nelle ricerche. Ok, specialisti. Ah, aspetta, dove ho messo altri specialisti io? Ho messo altri specialisti dove? Casse di legno. Ok, aspetta. Togliamo questo. Magari. L'unica cassa di legno è questa. Officina. Aggiungi un altro specialista. Mi serve un altro da qualche parte. Mucchio di carbone. Specialisti. Ok, togli. Non qua. Dov'era? Dove? Qui. Ok. Circa 3 ore. Oh, cazzo, meno male. Si sbriga così. Grazie. Poi. Sì, problema legno, problema cibo al momento. Ci sono tante persone malate. Accampamento medico. Non ci sono abbastanza posti. Come siamo messi invece con la casa di cura? È pieno, è pieno, pieno, pieno. Non ci sono abbastanza posti. 5 giorni, 5 giorni di recupero. La cucina non sta andando. Minestra. Produce 5 razioni alimentari da cibo crudo. Cosa vuol dire 30.0 ora? E questo non aumenta. 40 all'ora. Produce di più? Vabbè, ma tanto non abbiamo cibo. I ricognitori hanno raggiunto una nuova zona. Allora, vediamo. Il rifugio dispone di una buona quantità di scorte ed è stato costruito per sopportare gli inverni più rigidi. È dotato di un moderno sistema di riscaldamento. Esplorare. Ricerca potrebbe fruttare legna, nuclei di vapore e razioni alimentari. Vai.
Il rifugio si presenta confortevole e ben equipaggiato con tanto di scorte d'emergenza. C'è una nota affissa sulla massiccia porta. Tutti gli scienziati, se vi servite delle scorte, ricordate di inviare una notifica al quartier generale una volta fatto ritorno in città. Ciò significa che da qualche parte c'è un'altra città. Un cartello lungo il sentiero indica due direzioni: Londra, 3.112 km, casa 43.000. Siti scoperti, ponte d'acciaio, le risorse recuperate, 221 di legna, 101 di razioni alimentari, credo siano queste, e un nucleo. Andiamo a esplorare cos'è il ponte d'acciaio, vai a vedere cos'è, entriamo intanto alla nostra base. Buonasera, James. Dovrebbero tornare con il cibo? Tranquillo, Spano. Che succede? Che succede? Quando è che porteranno il cibo? Una nota di ringraziamento. Vogliamo semplicemente ringraziarla. A Londra soltanto i ricchi potevano permettersi di non mandare i bambini a lavorare. C'è qualcuno che sta male qua. Questa nuova società che sta creando, riusciamo a vedere come le cose saranno diverse. Ok. Manca pochissimo per riuscire a mettere una nuova legge. Se sono... Segheria. Yes. Segheria è stato studiato. Ok. Costa 10 di legna. Trasforma gli alberi congelati in materiale utilizzabile producendo fino a 80 unità di legna in un giorno. Ok, vai. Lo mettiamo qui. Perfetto. Ci serve tanta legna. E ci serve tanto cibo anche. Qual è il problema qua? Ritrovo dei cacciatori? Questo è quello nuovo che ho costruito? Sì. Meno male l'ho fatto in tempo. Così partono. Ok. Qui abbiamo 15 persone. Qua abbiamo 13 persone che partiranno. Possiamo magari togliere altri due. Togliamo altri due da qui. Ok. E mettiamoli qui. Ok, a posto. Così dovremmo portarci un bel po' di cibo. Possiamo approvare la nuova legge. Che avevo detto? Che serviva a fare i cimiteri, no? Dobbiamo decidere se fare il cimitero o smaltimento dei cadaveri. Il cimitero si crea un luogo di sepoltura, così i morti possono riposare in pace e in maniera dignitosa. Aumenta la speranza, nessun rischio di malattia a causa dei corpi non seppelliti. Però, cose negative sono: sepoltura comporterà l'assenza di alcune persone dal lavoro per alcune ore. Oppure, smaltimento dei cadaveri. Conserveremo i cadaveri fuori dalla zona riscaldata coprendoli con la neve. Facendo così impediremo che si decompongano. Nessun rischio di malattia a causa di corpi non seppelliti. I corpi vengono conservati per eventuali impieghi futuri. Negativo, dovrei scavare una fossa innevata. La speranza... No, raga. Allora, forse facendo smaltimento dei cadaveri e conservandoli nella neve. Certo, non è tanto carino, però forse si potranno mangiare. Se un giorno mancherà cibo. Non so, forse sto dicendo una cazzata. Che cazzo potrebbe servire un cadavere congelato, se no? Cioè dice, i corpi vengono conservati per eventuali impieghi futuri. Cioè, cosa dovresti fare, scusa? Non capisco questo. Cimitero invece, niente. Semplicemente degna sepoltura. Devo pensare, vado a spegnere il condizionatore, arrivo raga. Datemi un secondo. Non so cosa fare, se fare il cimitero o se fare il smaltimento dei cadaveri. Boh, non lo so. Secondo me questo potrebbe essere utile, secondo me, se ci dovesse essere qualche emergenza. Buonasera, Plorex. Salve, David.
No, le mandate in esplorazione. Appena tornano, portano il cibo. Ah, ok. Cimitero. Dai, facciamo il cimitero. Facciamo la cosa nuova, più sensata. Poi? Abbiamo detto, dopo il cimitero, cosa dovevamo fare? Dovevamo fare una nuova legge. Che era... Ah sì, era per quanto riguarda le protesi. Ma dove le trovo? Aspetta. Medici apprendisti. Insegnano le basi della medicina ai bambini finché possono aiutare con i malati. Oh, questo è buono. I bambini dei collegi daranno una mano nelle strutture mediche aumentando l'efficienza. Questo è buono. Specialisti apprendisti. L'istruzione porta a un futuro migliore. Insegniamo le basi dell'ingegneria ai bambini finché possano aiutare con i nuovi progetti. I bambini dei collegi daranno una mano nelle officine velocizzando la ricerca. Non lo so cosa si potrebbe fare meglio. Non lo so. Turno d'emergenza, no. Arena, no. Razioni extra per i malati, sovraffollamento, no. Ah, ecco, protesi qua. Ok. Dobbiamo aspettare 18 ore. Protesi disponibile nella fabbrica. I mutilati che hanno impiantato delle protesi in strutture mediche potranno lavorare di nuovo. Oh, buono questo. Sì, sì, le protesi bisogna farle. Albero delle tecnologie. Abbiamo sbloccato la segheria. Cibo, salute e riparo. Attrezzi da caccia. Cos'è sta roba? Buonasera, Cippino. Grazie alla migliore qualità delle racchette da neve e della mimetizzazione, i cacciatori che partono dal ritrovo faranno ritorno da ogni battuta di caccia con più cibo crudo, fino a 20 unità di cibo crudo per battuta. Mi serve 10 di legna per avviare questa ricerca. Secondo me dovremmo farlo, ragazzi. Il cibo è veramente, veramente importante. Ma dobbiamo aspettare, ci serve 10 di legna. E questi cosa stanno facendo? Fatemi vedere un attimo. Li possiamo far tornare? Vabbè, stanno andando qua. Spedizione è persa. Come li facciamo a tornare? Stanno... Sì, c'hanno tutta sta roba loro. Hanno tutta questa roba che devono portare da noi. Devono portarla alla base. Vabbè. Come si fa a farli tornare? Non lo so. Forse torneranno dopo, boh. Sapere che i morti possano... Non so cosa ha scritto. Qual è il problema qua? C'è qualcosa di rosso. Chiuso a quest'ora del giorno, l'officina è chiusa. Che cazzo, che ora rifà? Ah, sì, ok. Siamo alle 7 di sera. Fra poco arriva il freddo, tra l'altro. Qui non abbiamo il cibo. Ah, qua posso selezionare cosa voglio. Fare le minestre o fare le razioni standard. Ah, adesso fa da 2 di cibo crudo... 4 razioni alimentari, figo. Dobbiamo aspettare, velocizziamo il tempo. Qual è il problema qua? Segheria non in funzione. Nessuna risorsa da raccogliere a portata. Sarò almeno un lavoratore. Cosa? I cittadini sono morti? Quali cittadini sono morti? Che cazzo dici? Una placca d'ottone sulla torre del ponte recita: costruito dai cittadini di Winterhome nell'anno 1887 a.C. un automaton funzionante ha tenuto libero il ponte dalla neve. Esplorare. Allora, un automaton operativo. Automaton? Che cazzo è? Si sono fermati sul bordo di una gola profonda e molto estesa per ammirare sia l'affascinante campata del ponte d'acciaio che la attraversa. Sia l'enorme automaton che lo tiene sgombro dalla neve. Potremmo inviare la macchina alla nostra città o smantellarla per ricavarne risorse. Siti scoperti, stazione meteorologica, grosso convoglio. L'automaton raggiungerà da solo la città in sicurezza. Smantellatelo. No, mandiamolo in città. Infatti. Ok. Adesso come si fa a farli tornare? Ah, è così. Ok, tornano alla base con tutte le risorse. Voglio ben capire che cazzo è successo. Hanno detto che è morto qualcuno. Ponte deserto. Abbiamo trovato il ponte per Winterhome, il che dimostra che siamo sulla strada giusta, ma sono state sollevate delle domande. Perché il ponte è in stato di abbandono? Perché non c'è uno specialista a supervisionare l'automato? Devono esserci delle spiegazioni logiche, ma la gente si sta facendo impaziente. Lo scopriremo.
e il malcontento è aumentato un botto. Segheria non è in funzione. Ok, aspetta, ma... dobbiamo capire qual è il problema. Allora, innanzitutto abbiamo tutti i lavoratori che stanno cercando il cibo. Questi cosa stanno facendo? Questo è il carbone. Possiamo togliere un po' di lavoratori magari dai relitti arrugginiti? Casse di legno... Scusate ragazzi, ma non abbiamo degli alberi qui? Che cazzo l'ho costruito a fare qua? Casse di legno... questo, togliamo qua... qui abbiamo uno... Qui abbiamo due... Ok, qua abbiamo il carbone... Il carbone ci serve, anche perché sta arrivando il gelo... Si accenderanno pure adesso i radiatori... La segheria bisogna costruirla vicino agli alberi. Merda, aspetta, vicino agli alberi. Quali sono? Sono questi, tipo? L'ho costruito troppo lontano. Sono questi alberi qua? Lo posso spostare? Lo posso distruggere? E ricostruirlo di nuovo? Mi sa che dobbiamo distruggerlo e ricostruirlo di nuovo. Cavolo. Dai, fatelo veloce. Ok, fatto. Metti in pausa. Dovrebbe essere qui, secondo me. Segheria. Ah sì, vedete questi. Se lo costruisco qua, ne prende di più. Quindi, secondo me mi conviene fare così, ma forse poi devo fare la strada, diventa un problema. Perché qua ci arriva a prenderne pochi. Magari lo metto qui, dai, e poi in qualche modo si fa. Ma questo carbone, ok, a posto. Ok, abbiamo un po' di cibo, dovrebbe essere adesso, dovrebbero cucinarlo. Chiusa quest'ora del giorno, l'officina, ok. Buonasera, Aurora. Fra 4 ore possiamo fare l'altro codice, è importantissimo. Ma stanno cucinando? In cucina? Oh, facciamo che ci siano più persone a cucinare. Faranno le zuppe. Deposito. Lavoratori. Vanno a costruire? Ma scusa, non ci sono abbastanza lavoratori? Perché vanno a costruire quando devono cucinare? Ah, adesso è iniziato. Cazzo, guardate il malcontento quanto è aumentato! Hanno costruito la segheria? Adesso sì. Ci servono più persone. Allora, dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fare... prima cosa... No, non così, aspetta. Cosa volevo costruire io? Non mi ricordo. Dovevo fare gli attrezzi da caccia. Però adesso loro torneranno con un po' di risorse. Quindi in teoria noi potremmo fare un'altra cosa importante. E cioè... la fonderia cosa fa? Buonasera, mi nutro di... fonderia consente di costruire fonderie, estrae minerali ferrosi da giacimenti profondi e lì lavora per produrre fino a 40 unità di acciaio in un giorno. Frantuma carbone. Pompando gette di acqua pressurizzata nei giacimenti sotterranei di carbone, il frantuma carbone rompe e pulisce la preziosa risorsa, portandola in superficie e creando un mucchio fino a 560 unità di carbone in un giorno lavorativo standard. Minchia. Raccolta più rapida. Grazie ai nuovi strumenti tecniche, i lavoratori impegnati nella raccolta di risorse dai mucchi di carbone, casse di legno, bla bla, sono più rapidi da 15 minuti. Ok, dobbiamo forse fare questo, perché dovremmo sfruttare... tutte le risorse che ci sono intorno. Però forse dovremmo fare prima questo. Così questo ce l'abbiamo già nel caso. E poi finiremo di togliere tutte le risorse che ci sono intorno. Frantuma carbone è importante. Certo, ne abbiamo un bel po' di carbone, ma ci serve di più. Perché non si può rischiare. SimCity puoi acquistarlo su Origin. Mi sa che c'è anche su Xbox Game Pass, se non sbaglio.
Però ragazzi, io credo che sia il momento giusto, è arrivato il momento giusto per fermarsi. Secondo me abbiamo fatto un bel po', dobbiamo fermarci qui. Il problema del cibo rimane, ma adesso dovrebbero arrivare fra 1 ora e 40 i nostri amici con un bel po' di cibo. Dovrebbero così di conseguenza sfamare tutte queste persone. Secondo me non sta andando male. Salviamo e vediamo come andrà poi la prossima volta. Se poi ci sono dei suggerimenti, fatemelo sapere nei commenti. Salva partita. Salva. Stavo per schiacciare cancella. Salvato.